Tania, che cosa stai facendo? Io niente. Stavi cercando di andare al festival delle luci cristalline? E magari di nascosto? Forse. Lo sai bene quanto è pericoloso andare in giro da soli. Tutti i regni dei figli animati ci uniranno per difenderci dall'arrivo di Gramor e tu... Non alzare la voce, ti prego. Non sto alzando la voce e non ti sto... rimproverando. Io voglio soltanto che tu sia consapevole. Se Gramor dovesse avere la meglio... La 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 la, è una cosa noiosa e le cose noiose non mi piacciono, non ti sento, la 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 la... Tania, devi ascoltarmi. Non sei più una bambina, sei grande. Non puoi sempre far finta che tutto vada bene. E cosa dovrei fare? Devi allenarti duramente d'ora in poi. Devi essere pronta a combattere. Il nostro regno, il nostro popolo fanno affidamento su noi due. Non è vero, fanno affidamento su di te. Tu sei la più forte, la più intelligente. Sei una guida naturale. Non hanno bisogno di me, ma di te. E se un giorno mi accadesse qualcosa? Se non potessi più esserci? Questo è impossibile che accada, lo so, tu ci sarai sempre. Ogni volta che combino un disastro tu ci sei. Stasera non sono nemmeno riuscita a scappare. Eri già qui ad acchiapparmi. Talia, puoi andare al festival delle luci cristalline? Si tiene una sola volta all'anno, fammi andare. Da domani inizierò a prendere sul serio quello che mi hai detto, promesso. Guarda che l'hai promesso. Sì, con tutto il mio cuore. Tieni.